abbiamo una grande responsabilità come siciliani, perché se dovessimo vincere le elezioni diventeremo la prima regione a portare le proposte dei cittadini all'interno di quel Parlamento regionale per farle diventare leggi di questa regione, e saranno i cittadini a scrivere quelle leggi, ed è una cosa che è davvero di grande responsabilità, di grande prestigio, di grandissima partecipazione da parte di tutti. Non si è mai visto che cittadini scrivono leggi che diventano quelle leggi stesse che governano la loro vita, e con il nostro statuto speciale ovviamente diventano leggi ancora più importanti, perché tantissimi rami della nostra vita sono sotto quegli assessorati regionali, che a differenza della regione statuto ordinario ovviamente hanno invece come punti di riferimento il Ministero di Roma. Manca una settimana al voto, è una settimana probabilmente decisiva. Chi si intende di campagne elettorali, chi si intende di voti, di percezioni, di indecisi, quegli indecisi che scelgono all'ultimo minuto, sa benissimo che questa è la settimana in cui per molta gente sarà il momento in cui verrà presa in considerazione se votare, se non andare a votare e se votare chi votare. Per cui non è il momento di essere stanchi, fisicamente magari lo siamo, mentalmente dobbiamo rimanere lucidi, dobbiamo rimanere freschi, dobbiamo rimanere vulcanici, si chiama Catania, il termine è assolutamente appropriato. Questa energia che ci abbiamo dentro, questa energia che ci abbiamo attorno, dobbiamo metterla a frutto, dobbiamo portarla ancora avanti, non dobbiamo indietreggiare di un millimetro. E anche quando avremo il fiatone ricordiamoci che ormai la meta è lì, la stiamo già vedendo, non è il momento di rallentare, ma anche anzi il momento di dare ancora più fino in fondo tutte le energie che abbiamo, diamo proprio fondo tutte le energie che abbiamo. Io voglio dirvi una cosa, che è un discorso che per me è importante, perché poi alla fine parlare a persone che comunque in qualche modo hanno sempre messo in conto che il movimento è davvero l'unica soluzione probabilmente a quello che stiamo vivendo, bisogna parlare anche al cuore, al nostro cuore, per cominciarci a risvegliare, cominciare a svegliare e a mettere in moto quella leva che ci deve dare quello slancio finale. Io per tante volte mi sono chiesto perché lo stiamo facendo, perché siamo qui. La vera domanda probabilmente che ci poniamo è davvero perché. E la risposta è stata, ogni volta mi sono dato, è perché abbiamo bisogno di un contatto. Abbiamo avuto a un certo punto nella nostra vita bisogno di cominciare a credere che quello che ci stava intorno non andava bene e che non eravamo soli. C'erano anche altre persone che erano quei disadattati, quelle persone che non si volevano adattare a quello stato di cose. E li abbiamo cominciato a cercare. La storia del movimento è questa. I cittadini che hanno cominciato a cercare altri cittadini per mettere in piedi soluzioni a problemi reali. Abbiamo abbandonato la lamentela, quella che per una vita ci ha accompagnato, e abbiamo cominciato a mettere in piedi invece un lavoro sempre più strutturato. Siamo partiti da piccoli gruppi nelle città, siamo diventati sempre di più e sempre più grandi. Siamo diventati consiglieri comunali, siamo diventati sindaci, siamo diventati parlamentari delle regioni, consiglieri regionali, siamo diventati parlamentari della Repubblica, siamo diventati eurodeputati. Ma in generale siamo diventati il più grande esperimento di educazione civica di questo paese. Quando l'educazione civica veniva portata alle scuole, noi l'abbiamo riportata nelle strade. Oggi parlo. Gente per la strada di emendamenti, di proposte di legge, di mozioni, sappiamo come funzionano i rami del Parlamento, abbiamo riportato davvero argomenti chiave all'interno delle discussioni di ogni giorno, facendoli diventare qualcosa di interessante e non più qualcosa di noioso da cui dovevamo in qualche modo fuggire. E la nostra politica è questa, quella di rimettere al centro di nuovo le persone e cercare di trovare le soluzioni. Io vi dico una cosa, che in questo percorso secondo me tre sono le cose importanti, o almeno per me sono le cose importanti, che ho sempre visto in questo che è stato ogni volta anche il senso per affrontare tutte le battaglie, e ve lo voglio raccontare. Gli elementi che ho sempre messo al centro sono l'amore, le idee e il futuro. L'amore per questa terra, che
fatto in qualche modo non schifare rispetto a quello che loro ogni giorno hanno fatto, come ci hanno umiliato, come hanno umiliato la nostra terra, ma che nonostante tutto ogni giorno quando ci siamo svegliati ci siamo rinnamorati di loro. E le idee, che sono il carburante economico, perché è gratuito, perché sta solo all'intelligenza umana, all'intelligenza collettiva che può riuscire a strutturare le migliori idee, ed è il carburante anche ecosostenibile, quello che non inquina perché non è inquinato dal denaro, perché non è inquinato dalle logiche di appartenenza a qualcuno dei gruppi di potere, è il nostro, è libero. E quel carburante l'abbiamo messo in quel motore che è l'amore, e il futuro è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Questa regione ha bisogno di diventare una regione moderna, civile, forse ho bisogno di diventare la prima regione d'Italia per cominciare a piazzarsi di nuovo in quello che è il posto giusto che si merita e che rispetta. Noi vogliamo arrivare lì. Questa settimana siamo qua per l'ultima settimana, ringrazio tutti gli amici che da fuori sono venuti, perché per me sono degli amici innanzitutto, prima che dei parlamentari, dei consiglieri o dei portavoce del movimento, a tutti voi che mi state spendendo qui. Con l'impegno, ovviamente, perché qui vedo di fronte a me Roberta, che in qualche modo è di fronte a me quella che nel prossimo futuro si accinge a combattere la stessa battaglia che stiamo combattendo, perché siamo qui in Sicilia, vinciamo questa battaglia in Sicilia e poi tutti insieme ci trasferiamo lì nel Lazio. Se volete sapere vita, morte e miracoli di Giancarlo Cancelletti, basta seguire un po'.
comizio e uno speech, perché il 70% del suo comizio si basa su Giancarlo. Ieri gli ha dato dell'imbecille, oggi forse dirà che diciamo, sei brutto, cattivo, insomma siamo alla sinonima. E la capacità che riconosco a Giancarlo, che neanche io, è quella di riuscire a farsi scivolare tutto addosso. Ha sempre sorriso, tutti lo attaccavano, tutti, e lui ha sempre sorriso e porto la bene, ha sempre messo a disposizione se stesso per questa battaglia, senza mai cadere nelle loro provocazioni. Adesso abbiamo quest'ultima settimana, loro sono nervosi, noi siamo motivatissimi perché più sono nervosi loro più capiamo che staranno leggendo dei dati che noi non ci possiamo permettere perché non abbiamo i soldi per commissionare i sondaggi privati. È un momento molto importante per la Sicilia e so di parlare a tanti attivisti e portavoce, soprattutto tenete presente che negli ultimi 3 weekend ci sono state 20 squadre di parlamentari, con parlamentari e consiglieri regionali che giravano alla Sicilia, entravano nel bar, salvo sul parlamentare della Repubblica, ne posso parlare un attimo, quindi parlavano di Giancarlo, del programma elettorale, l'abbiamo fatto in tutta la Sicilia. Il movimento è tutto qui e ci sarà questa settimana intorno a Giancarlo, perché noi siamo orgogliosi del nostro candidato e dei nostri candidati alle liste e del progetto che portiamo avanti. Renzi è venuto qui ieri per 6 minuti. Ha parlato 6 minuti e se n'è scappato. E prima aveva detto che non sarebbe neanche venuto, è dovuto venire perché noi abbiamo fatto notare al PD che mentre c'erano dei bravi militanti, c'erano dei bravi anche candidati che si stavano battendo, magari per un progetto in cui credevano, il loro segretario diceva non vengo perché tanto non si vince. Noi abbiamo sempre sostenuto i nostri candidati, anche quando non riuscivano ad entrare neanche come un consigliere nei consigli comunali, nei consigli di municipalità. Loro invece si fanno i conti, se non si vince non si viene neanche a metterci la faccia. E poi questo doveva essere il weekend di Berlusconi in Sicilia. Noi lo aspettavamo, ci aspettavamo che venisse qui a sostenere il suo candidato, e invece non solo ha rimandato, ma ieri è successa una cosa che è inquietante, non è una cosa simpatica. Lui fa un video in cui, e lo mette su Facebook, per sostenere la campagna del centro-destra in Sicilia. Solo che per tutto il video non nomina Musumeci e chiede solo di votare per Forza Italia. Perché? Perché noi sappiamo bene come stanno le cose, ce l'hanno confermato anche alcuni candidati del centro-destra. La lista degli assessori di Musumeci ce l'ha in mano Miccichelli. I 18 assessori che dovrà nominare non li propone Musumeci, li propone Miccichelli. E quando Silvio Berlusconi fa un intervento dicendo cari siciliani votate Forza Italia, non votate la coalizione centrodestra del candidato del centrodestra alla presidenza della regione Musumeci, è per due ragioni. Una, perché forse non è più sicuro che venga Musumeci, e la seconda è che a lui interessa portare al potere Miccichelli, che è il suo uomo qui e che è quello che è stato il regista delle giunte lombarde, delle giunte Cuffaro in passato, ed è quello che ci metterà gli assessori. Allora a me fanno ridere quando dicono dietro Cancellari ci sono Grillo e Casaleggio, dietro Di Maio e Lombardi sono Grillo e Casaleggio, decidono loro. Qui l'unica verità è che in questa regione se voti Musumeci, voti Miccichelli. E io veramente vi posso dire di questa campagna, prima di tutto porto un grandissimo ricordo, è stata una cosa incredibile ed è stato un piacere lavorare con tutti, ma soprattutto non avrò mai nessun rimorso perché ce l'abbiamo messa tutta, qualunque sarà il risultato. Adesso ce la dobbiamo mettere tutta anche questa settimana, ma siamo determinati a metterci tutta. Ma veramente abbiamo fatto una campagna incontrando centinaia di migliaia di siciliani lungo quei 9.000 km percorsi, e ogni occasione è buona per incontrare nuovi siciliani. Quando abbiamo dei tempi morti diciamo vabbè, andiamoci a fare una passeggiata di soccorso, sicuramente incontreremo qualcuno. E quando Giancarlo non può, perché a volte siamo a Catania e lui torna a Palermo per fare una diretta la mattina e ritornare a Catania per ora di pranzo o viceversa, io vado comunque. L'altra mattina ho fatto una passeggiata sul corso di Catania, il corso principale. Ho incontrato tanti commercianti, operatori che mi dicevano io sono di centrodestra e credevo in Musumeci, ma credevo che fosse una persona di valore, e invece ha messo insieme la peggio feccia della politica siciliana in questi anni, in questi mesi che è riuscita a mandare Giancarlo. Ha messo insieme gli impresentabili, e quindi io non lo voto, voto per voi. Ma me l'hanno detto tantissime persone passeggiando sul corso di Catania, sappiamo che questa è una sua città. Quindi che cosa dobbiamo fare adesso questa settimana?
Abbiamo un problema, il 26% dei siciliani non sa ancora che si vota domenica prossima. Il 26, stiamo parlando di un numero non indifferente. Quindi dobbiamo prima di tutto far capire che si vota. La seconda cosa, non gli chiediamo un voto, noi gli chiediamo solo di andare a votare, perché gli impresentabili possono essere il 50% se non va a votare nessuno, possono essere il 5% se vanno a votare tutti. E li possiamo mettere in un angolo, magari qualcuno entrerà all'Assemblea regionale siciliana, ma lì nell'angolo mentre ci dovrà guardare in minoranza mentre gli tagliamo il vitalizio e gli tagliamo la vita. Questo dipende da voi, perché non lo possiamo fare né Giancarlo né tutti i portavoce che verranno qui in Sicilia. Dipende da tutti gli attivisti, cittadini che vogliono salvare questa regione dalle grinfie di chi l'ha già governata e l'ha massacrata. E sono tutti, per carità. E in questi giorni stanno succedendo anche delle cose che secondo me dovrebbero far riflettere. Anche questi partiti che dicevano di essere i democratici e così via. Guardate che a Roma è successa una cosa l'altro giorno sulla legge elettorale, che voi che siete siciliani e che vantate la cittadinanza e la seconda carica dello Stato, penso che abbiate notato. Il PD ha accolto Verdini e ha mandato fuori uno che è stato 7 anni procuratore nazionale antimafia. Lo ha accolto Verdini e ha mandato fuori Grasso. Poi in questi giorni abbiamo incontrato tanti siciliani che ci hanno detto: ma io votavo il PD perché almeno c'era lui. Adesso non so chi votare, quello è diventato il club dei Renzi Boys. Ed è così, non c'è rimasto niente più, hanno mandato via tutti. Oggi credo che dobbiamo fare un ragionamento tutti, sia come cittadini italiani ma come cittadini siciliani. Il 5 novembre si sceglie tra il passato e il futuro. Il passato ci dà un unico vantaggio, non dover immaginare il futuro di questa regione, perché sarà quella che avete sempre conosciuto, ma in politica le cose non stanno mai ferme. O avanzano o peggiorano, non stanno mai ferme. Quando ti illudi che stiano ferme le cose, stanno scivolando verso gli abissi, come questa regione in tutti questi anni, che non è stata ferma, scivolava verso gli abissi. Oppure possiamo scegliere Giancarlo e far scegliere Giancarlo. E per farlo abbiamo bisogno soltanto di portare a votare le persone. Quindi, come dice sempre Giancarlo ai comizi che abbiamo fatto e che ha detto in questi mesi, adottate un astenuto e portatelo a votare. Portatelo a votare e ditegli di scegliere, in libertà, però di scegliere, perché chi non va a votare fa il gioco di quei signori lì. Noi ci abbiamo, veramente abbiamo spinto tanto su questa storia degli impresentabili, ma non perché sono coinvolti nei processi, non mi fraintendete. Cioè la nostra non è la fissazione per i processi e le condanne e i 31 capi di imputazione. Quando vedi i capi di imputazione, rabbrividisci. Perché non è che stiamo parlando di persone che avevano i loro soldi, le loro imprese hanno fatto guai, giustamente devono essere processati, ma a noi non ci hanno tolto e non ci hanno messo niente. Noi stiamo parlando di tutti i reati che riguardano la formazione regionale, la sanità, i trasporti. Quello che hanno arrestato a Priolo toglieva i soldi dalle famiglie per i poveri, i soldi per i poveri dalle famiglie povere e le dava a finti poveri in cambio di voti. Quindi il meccanismo è quello che vi ha portato allo stato dei fatti attuale. E io più la guardo questa regione, più l'ho vista in questi mesi insieme a Giancarlo, più mi chiedo: ma com'è possibile che una regione che ha su una sola isola tutti i luoghi belli che hai visto in anni e anni di vacanze all'estero sia la prima regione per disoccupazione, 22% contro l'11% di disoccupazione generale, siate la regione che ha il 57% di giovani che non trovano lavoro, siete la prima per pensioni d'oro, 30.000 siciliani dentro le pensioni d'oro qui, e poi abbiamo le pensioni minime al minimo, tanto è vero che siete la prima regione per rischio povertà, 55% di siciliani a rischio povertà. Ma com'è possibile? È possibile, è possibile sicuramente perché abbiamo avuto una pessima classe politica, però i nostri consigli adesso li sappiamo riconoscere, e se gli riaffidiamo la regione poi non c'è più nulla da lamentarsi. Già, raccontiamo chi si vuole astenere. Noi nel pomeriggio insieme ad Alessandro, a Beppe faremo questa marcia, poi stasera ci vediamo a Piazza Università per il comizio, domani a Palermo saremo in giro per Palermo, non ci saranno eventi compatti perché vogliamo andare a parlare con le persone che magari nella piazza non ci vengono ma vogliono ascoltare cosa abbiamo da dire, quindi Alessandro sarà da una parte, Beppe da un'altra, ognuno di noi sarà da una parte di Palermo, cercheremo di parlare a più palermitani possibile.
e poi da lunedì ricominciamo il tour che finirà a Palermo il 3 con l'ultima tappa, dopodiché sabato sarà silenzio elettorale, domenica si vota, lo spoglio ci sarà lunedì e sapremo se il signore qui accanto a me sarà diventato il presidente della regione siciliana. Ce la possiamo fare. Io da cittadino campano vi invidio non poco, perché questa possibilità io che sono cittadino del sud non l'ho avuta. Non eravamo favoriti quando ci siamo candidati alla presidenza della regione Campania e avevamo contro delle armate che ci hanno battuto. Qui le armate stanno diventando un po' fiacche, tanto è vero che sono nervose, per rispondere a una nomina Musumeci, forse non verrà proprio in Sicilia, si è capito, dall'altra parte si vergognano quasi di candidarsi. Qui ci sono i siciliani, non ci sono destra, sinistra, centro, Movimento 5 Stelle. Al centro di questa sfida per il futuro della regione ci sono solo i siciliani. Diciamogli quanto è importante, comunichiamogli quanto è importante questo momento, anche perché non avete solo la fortuna di avere una forza politica libera che è favorita, ma avete anche la fortuna di mettergli in mano lo statuto speciale, che è la cosa che ha utilizzato contro di voi in questi anni, ma che è un grande potere. La maggior parte di noi, anche Roberto, se dovesse diventare presidente della Regione Lazio, per il bene culturale della Regione Lazio dovrà andare a parlare col ministro. Qui voi avete tutto sotto l'assessorato regionale, per le politiche produttive, anche per gli ammortizzatori sociali, avete dei poteri sotto gli assessorati che noi ce li sogniamo. Lombardia e Veneto hanno fatto dei referendum per chiedere la metà dell'autonomia che voi già avete, solo che questa autonomia è stata messa nelle mani sbagliate. Mettiamola nelle mani giuste e cominciamo a fare leggi regionali per i siciliani. Grazie.